Ciao a tutti gli appassionati di sport e benvenuti sul Top Sport News. Oggi vi portiamo gli ultimi aggiornamenti direttamente dal mondo del basket internazionale. Si è appena conclusa una partita epica che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, Italia contro Nuova Zelanda, nel contesto della preparazione alla FIBA World Cup 2023. È stata una sfida che ha messo alla prova la determinazione e la grinta degli azzurri, guidati dal coach Pozzecco. Ebbene sì, l'Italia è riuscita a chiudere la partita con una vittoria emozionante, battendo la Nuova Zelanda con un punteggio di 88-81. Un risultato che non solo conferma la solidità della nostra squadra nazionale, ma ci proietta anche verso l'atteso esordio mondiale contro l'Angola. Questo non è stato solo un incontro sportivo, ma una dimostrazione di impegno, dedizione e abilità da parte degli atleti italiani. La partita è stata serrata sin dalle prime battute, con entrambe le squadre che si sono sfidate a viso aperto. Gli azzurri hanno dimostrato di saper affrontare avversari di diverso livello, adattandosi alle loro caratteristiche e restando concentrati anche nei momenti più critici. In particolare, voglio sottolineare le performance straordinarie di alcuni giocatori chiave. Matteo Spagnolo si è distinto con una prestazione da incorniciare, segnando 15 punti e dimostrando di essere una risorsa preziosa per la squadra. Pippo Ricci e Stefano Tonuta hanno contribuito con 12 punti ciascuno, dimostrando la profondità e la versatilità del nostro Rooster. Questa vittoria non solo ci conferma l'ottimo stato di forma della squadra italiana, ma ci fa anche guardare con fiducia e aspettativa al prossimo grande appuntamento, l'esordio alla FIBA World Cup 2023. È un momento emozionante per tutti gli appassionati di basket, e noi saremo qui per tenervi sempre aggiornati su tutte le ultime novità e risultati. Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Top Sport News, per non perdervi nemmeno un aggiornamento su questo entusiasmante torneo mondiale e su tutte le altre notizie sportive più calde. Restate sintonizzati e continuate a seguirci per vivere insieme l'emozione dello sport a livello globale. Ci vediamo al prossimo video!